In quel tempo, mentre erano in cammino, Gesù entrò in un villaggio e una donna di nome Marta lo ospitò. Ella aveva una sorella di nome Maria, la quale, seduta ai piedi del Signore, ascoltava la sua parola. Marta invece era distolta per i molti servizi. Allora si fece avanti e disse: «Signore, non ti importa nulla che mia sorella mi abbia lasciato da sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma il Signore le rispose: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti agiti per molte cose, ma di una cosa sola c'è bisogno. Maria ha scelto la parte migliore, che non le sarà tolta». Siamo a Betania, un piccolo villaggio vicino a Gerusalemme. Gesù entra in casa ed è accolto da due donne, Marta e Maria. L'accoglienza si presenta con due sfaccettature diverse, ma complementari. La prima è data dal servizio della tavola, la seconda dall'ascolto della persona. Marta è addetta alla cucina, quindi si mette all'opera per preparare la cena. Maria, invece, sceglie di mettersi a servizio di Gesù in un ascolto più personale. Tutto bene fin qui. Direi che in ogni casa, quando ci sono ospiti, si fa così. Ora però il Vangelo a un certo punto cambia ritmo e spiazza il lettore. Marta reagisce all'inefficienza di Maria e chiede a Gesù di prendere posizione a riguardo. E Gesù lo fa, ma a discapito di Marta. E il Vangelo conclude con questa frase: «Maria si è scelta la parte migliore, che non le sarà tolta». A Vangelo concluso, il lettore istintivamente fa la sua scelta. Maria è meglio di Marta. Ciò che sposta l'ago della bilancia è quel migliore, in italiano aggettivo comparativo di maggioranza. Quindi Gesù decreta: Maria è migliore di Marta. Per secoli siamo andati dietro a questa gerarchia, ritenendo il servizio di minor valore rispetto alla preghiera. Infatti Marta è sempre stato considerato il volto della Chiesa attiva, Maria della Chiesa contemplativa. Quindi si diventa santi solo pregando e non stando nel mondo. Per questo abbiamo riempito il calendario di santi consacrati, monaci, suore, frati, qualche prete e pochi, pochissimi laici. Mi ha fatto sempre faticare questa cosa, fino a quando ho scoperto che il termine greco con cui viene scritto il Vangelo non si traduce con migliore, ma con buono. Ecco che cambia tutto. A questo punto mi tornano i conti. Gesù non rimprovera Marta perché perde tempo a cucinare e non loda Maria perché fa meglio di Marta. Molto semplicemente Gesù rimprovera l'ansia di Marta, il suo non stare serena al suo posto, di fare le sue cose pensando ad altro, tutto qui. Poi quello che fa è lodevole quanto quello che fa Maria.